riposa nella camera ardente allestita nella sede del CAI di Sondrio la salma di Flaminio Benetti, la città attonita per la morte improvvisa del suo ex sindaco. A Sondrio il rap di Revman, all'overo flash mob della cittadinanza e panchina rossa, celebrazioni anche a Tirano e Morbegno, coro di no alla violenza di genere. Lanciata dalla sezione di Sondrio dell'Unione Commercio la campagna acquisti di Natale, biglietti premio per i consumatori e tanta magica atmosfera. Terzo successo consecutivo della Pezzini Basket Morbegno, battuta la Bocconi Milano per 53-58, decisivo il 2-2 di Alessandro Ronconi in zona Cesarini. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Cordoglio in tutto il mondo della politica, dell'alpinismo, della mineralogia, dei Lions, per la scomparsa improvvisa di Flaminio Benetti, 77 anni, di Sondrio, mancato improvvisamente ieri mattina in seguito ad un grave malore, noto in città per il suo impegno di sindaco nei primi anni 90, di ingegnere urbanista, ma ancor più capace di lasciare il segno nel mondo dell'associazionismo. Era una persona in grado di unire, di tessere e costruire relazioni durature, assicura Lucia Foppoli, storica figura del CAI di Sondrio. Persone così sono un toccasana in ogni associazione. Vediamo il servizio. È incessante il pellegrinaggio dei sondriesi verso il civico 27 di via Trieste a Sondrio, sede del Club Alpino Italiano sezione cittadina, dove riposa la salma di Flaminio Benetti, 77 anni, del capoluogo, morto a seguito di un problema al cuore sopravvenuto ieri mattina, mentre si trovava a Livigno per lavoro. Una morte improvvisa che ha gettato tutti nello sconforto, familiari, parenti, amici, soci dei sodalizi per cui era tanto attivo, i Lions, l'Istituto Valtellinese di Mineralogia, ancor più il CAI di Sondrio, dove ha trascorso ore, giorni, mesi ed anni. Presidente per 6 anni della sezione CAI cittadina, consigliere nazionale per altrettanti, negli ultimi tempi la rappresentava in sede regionale, tant'è che da ogni dove in queste ore arrivano in sezione messaggi di cordoglio e partecipazione ad un dolore tanto grande. Per lui il CAI è la sua casa e non potevamo fare altro che aprire le porte. Motivo che ha spinto i familiari, l'amata moglie Marilena e i figli Anna, Paolo, Marta e Matteo, unitamente ai fratelli Aurelio, Dario e Franco, a dire sì alla proposta del CAI sondriese di ospitare la salma in sede, come in passato è stato fatto in via esclusiva per alcuni benemeriti del sodalizio. Il riconoscimento minimo che dovevamo a una persona come Flaminio, che è stato il CAI per tantissimi anni e lo era ancora tuttora come delegato della sezione, nonché nel comitato di redazione della rivista Salire, era anche capo del gruppo dei rifugi, coloro che tentano di mantenere e gestire i nostri rifugi, quindi avere quello che è la cura del nostro patrimonio immobiliare, vista la sua professionalità. È giusto aprire le porte per chi ha dato tanto a questa sezione. Io, a mia memoria, ricordo Bruno De Dosso, Tirinzoni Stefano, Ciel Soltelli e Nicola Martelli. Toccante il ricordo di Marusca Piatta, past president del sodalizio, chiamata alla presidenza, apprezzata e valorizzata proprio da Benetti. Ricordo Flaminio come una persona veramente meravigliosa, stupenda. Un uomo molto preparato, di cultura, di spessore, mi ha insegnato veramente tanto, soprattutto nell'anno in cui mi ha, tra virgolette, obbligato ad assumere la carica di presidente della sezione. Infatti Flaminio lo è stato prima di me e nel momento in cui lui andava a scadere aveva individuato la mia persona come la più indicata per assumere questo ruolo. Sicuramente Flaminio è il CAI, diciamo che in questi 15 anni da che io frequento la sezione, per me parlare di CAI vuol dire parlare di Flaminio e viceversa, insomma. Di Camillo Della Vedova, storico dell'alpinismo e del CAI, parlano più che le parole, gli sguardi, le pause. Flaminio è un bel ricordo perché era proprio coerente con lo spirito del CAI, proprio verso l'ambiente, con le leschie, abbiamo fatto anche proprio un'uscita proprio contro le leschie, che adesso sta tornando ancora di moda, però ci stiamo ponendo ancora per
certamente è una perdita proprio improvvisa così che ci lascia un po', però la vita. E lutto anche in casa del Lions Club Sondrio Host, di cui Benetti era stato presidente, per almeno 20 anni curatore degli scambi giovanili internazionali. Oltre 250 ragazzi da lui convogliati a Bormio per il camp estivo al centro Alpi e Golf dell'amico Alfredo Cantoni. Ultima, ma non ultima, la passione per la mineralogia e l'alpinismo legato alla ricerca di pietre preziose in Valmalenco, ricca la sua collezione. Domani ricordiamo i funerali in collegiata alle 14. Arriva dai carabinieri di Chiavenna, titolari delle indagini, la conferma che la morte della donna di 66 anni, ritrovata agonizzante ieri pomeriggio a Ferzonico di Mantello, è avvenuta a seguito del compimento di un gesto disperato. La donna, infatti residente a 10 metri dal ritrovamento, in comune però di Dubino, ha lasciato un biglietto in cui chiedeva scusa del suo addio alla vita, causato da un forte malessere interiore e una grave preoccupazione per la propria malattia. Costernazione fra i familiari e i compaesani della donna e della sua famiglia, molto conosciuta in zona. Riuscita l'iniziativa di piazza contro la violenza sulle donne, varata sabato scorso nel capoluogo dalla questura di Sondrio, in collaborazione con una rosa di partner che, appena contattati, hanno dato la loro piena disponibilità. Fra questi anche Radio Tele Sondrio News, la nostra emittente che ha garantito la trasmissione in diretta dell'evento e servizio. Ossessione, possessione, uccidono una relazione che diventa una malattia. Passa troppo in fretta con te. Io di solito nel mio rap vado un po' veloce, utilizzo gli extra beat, si dice nel gergo rap. Però per questo brano ho voluto rallentare un po' la base, scandire di più le parole per arrivare diretto e far cogliere il messaggio di questo argomento così sensibile e arrivare dritto ai ragazzi. Un messaggio forte contro la violenza sulle donne è arrivato agli studenti degli istituti superiori di Sondrio, Tirano e Morbegno che sabato scorso hanno affollato Piazzale Bertacchi nel capoluogo per partecipare all'iniziativa di sensibilizzazione varata dalla questura, in stretta collaborazione con Prefettura, Comune di Sondrio, ATS della Montagna e Ufficio Scolastico Territoriale. Partner anche BIM, Trenord, che ha messo a disposizione treni ad hoc per portare gli studenti in città da Tirano e Morbegno, Coldiretti, che ha distribuito succhi di mele e kiwi, e la Civica Scuola di Musica, Danza e Teatro della nostra provincia. Proprio i musicisti della Civica, Silvia Scesetti, Arianna Campia, Daniele Nave e Matilde Gianola, sono saliti sul palco per intonare cover famosissime a tema, seguiti dalle rappresentazioni degli studenti di Teatro Incontro, un mix di arte, musica, spettacolo, espressione di un linguaggio diverso con cui arrivare al target senza i consueti riferimenti alla truce attualità. Se noi parlassimo pure in questa giornata delle tragiche conseguenze della violenza, non diremmo nulla di nuovo rispetto a quello che già è noto, mentre noi vogliamo far emergere, togliere ossigeno alla violenza, far risaltare i buoni sentimenti, la musica, la bellezza, tutto quello che invece è positivo. Sul palco anche Barbara Dell'Erba, assessore alle pari opportunità del Comune di Sondrio, fautrice di una campagna contro la violenza sulle donne presentata proprio in questi giorni e che ha visto la produzione di centinaia di locandine informative da distribuirsi nei comuni, nelle biblioteche, negli ambulatori di tutta la provincia. Locandina con traduzione in inglese e arabo perché arrivi a tutte il messaggio dell'esistenza di due sportelli di ascolto del coraggio di Frida a Sondrio e a Chiavenna. La campagna si rivolge a tutto il territorio provinciale, le locandine verranno affissi nei comuni, nelle biblioteche, all'interno di ambulatori, in maniera che tutti i luoghi frequentati dalle donne possano essere viste e fare questi riferimenti allo sportello Il Coraggio di Frida. Nella locandina, come voi vedete, abbiamo il patrocinio del prefetto, della consigliera di parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e peraltro il Comune di Sondrio. Un drappo rosso sul balcone della sala consigliare. Lo hanno esposto sabato scorso le assessore al Comune di Tirano Silvana Beccaria, ai servizi sociali e Sonia Bombardieri alla cultura e turismo, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
un gesto simbolico attraverso il quale l'amministrazione comunale di Tirano ha voluto evidenziare come non si contrasti la violenza alle donne quando si impedisce di sensibilizzare i giovani nelle scuole contro il sessismo, la xenofobia, l'omofobia e il razzismo. E quando la denuncia sociale affidata ad una cattiva informazione priva di approfondimento è tesa a cavalcare la pura emotività del pubblico. Lotta ai femminicidi anche a Morbegno, dove Tina Mazzoni, Gabriella Rappella e Anna Bertolini, con la collaborazione dell'Associazione Penta di Mariano Comense, hanno creato uno scenario toccante in via per San Marco. Un percorso di riflessione costellato di scarpe rosse a simboleggiare le donne uccise dai loro partner. Iniziativa patrocinata dal Comune di Morbegno, fortemente voluta dall'assessore alla cultura Claudio D'Agata, secondo cui stiamo vivendo, dice, un periodo in cui la coscienza sociale ha raggiunto livelli davvero bassi e dove sembra che ci si possa togliere responsabilità con una semplice scusa, dicendo non pensavo che o non volevo che. Un sabato speciale, anche quello vissuto dalla comunità di Lovero nel Tiranese, che ha seguito la propria sindaca Anna Saligari nella proposta di celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un flash mob messo in scena dai concittadini. Poi l'inaugurazione della panchina rossa, la poesia e il teatro a tema. Un piatto ricco fatto apposta per eliminare la cortina del silenzio che avvolge tante vittime. Vediamo il servizio. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. Sabato speciale, quello scorso anche a Lovero, dove la giornata internazionale contro la violenza sulle donne si è celebrata a colpi di flash mob. A volerla Anna Saligari, sindaco del posto, sempre attenta a queste tematiche e che grazie alla sua sensibilità ha saputo coinvolgere l'intero paese in un evento a tema. Alle 15 infatti parecchi concittadini sono sfilati davanti al comune indossando la maglietta della giornata con sopra scritto lo slogan «Questo non è amore» e con il tratto rosso simbolo della manifestazione impresso sulla guancia. Il problema più grande è proprio quello di fare uscire le donne allo scoperto, perché questa ondata di violenza viene per lo più coperta da un grandissimo silenzio. Vogliamo testimoniare con la panchina rossa la grandezza e la capacità che una rete sempre più fitta di persone può dare nel supporto alle donne vittime di violenza per aiutarle a uscire allo scoperto, per aiutarle a uscire dal silenzio. E la panchina rossa è proprio la testimonianza della vicinanza della gente a queste donne. Subito dopo il flash mob, l'inaugurazione della panchina rossa alla presenza del questore di Sondrio, Gerardo Acquaviva, del presidente della provincia Elio Moretti e di tante donne animate da sentimenti di autentica solidarietà cui le istituzioni hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Perché le istituzioni, io rappresento la provincia, ma oggi qui sono rappresentate anche dalle forze dell'ordine, nonché dai sindaci, sono su questo problema che è un problema veramente drammatico, i numeri parlano chiaro e quindi tenere alta la guardia e non abbassare mai l'impegno in questa direzione è un nostro dovere preciso. Nell'occasione Emanuela Bacchiocchi ha letto e interpretato stupende poesie a tema, poi è stata la compagnia teatrale Le Cognate, Tacco 12 di Glauco Bacchiocchi, ad intrattenere i presenti con la pièce teatrale Noi abbiamo smesso di avere paura. Fenna degli fenna. Mica come va la punteria di Oiome, perché qui se il sangue va a finire. La tutela degli ambienti montani e la valorizzazione delle attività agricole ad alta quota non possono prescindere da una corretta gestione delle malghe, che punti alla tutela e allo sviluppo delle peculiarità territoriali, della biodiversità e dei prodotti tipici. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia, commentando positivamente le nuove linee guida regionali per la gestione delle Alpi e per l'esercizio dell'attività d'alpeggio, annunciate dall'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, che vogliono dare priorità alla gente di montagna come antidoto alle speculazioni economiche.
In Lombardia, precisa la Coldiretti su dati regionali, sono 870 le malghe, distribuite in particolare fra Sondrio il 35%, Brescia il 27% e Bergamo il 22%. In attuazione delle nuove linee guida, ora al vaglio della Commissione Agricoltura per il parere di competenza, i proprietari pubblici delle malghe, riconoscendone la valenza sociale e ambientale, provvederanno alla loro concessione e affitto, dando maggiore importanza al progetto qualitativo, che peserà fino all'80% dei punteggi nei bandi, a chi vive in montagna e a chi produce prodotti lattiero caseari tipici. In 10 anni, conclude la Coldiretti regionale, le malghe utilizzate per il bestiame sono aumentate del 46%, un segnale incoraggiante anche per il prossimo futuro, non solo di tante produzioni tipiche, ma anche dello stesso ambiente. Considerato il ruolo di salvaguardia svolto dagli agricoltori in zone difficili come quelle di montagna. Torna la lotteria di Natale a Sondrio. 180 gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa, presentata questa mattina dall'Associazione Mandamentale e da Sondrio Shopping, presso l'Unione Commercio, Turismo e Servizi della provincia di Sondrio. Premio finale un'autovettura. Il servizio di Gabriele Pirruccio. Se fai acquisti natalizi a Sondrio dall'8 al 31 di dicembre, puoi portarti a casa una nuovissima e fiammante autovettura. Ebbene sì, nell'ottica di vivacizzare le vie del capoluogo di provincia ed incentivare gli acquisti negli esercizi commerciali della città, l'Unione Commercio, Turismo e Servizi tramite la sua associazione mandamentale e Sondrio Shopping, con il supporto del Comune, ha organizzato dopo 10 anni dall'ultima edizione la Lotteria di Natale. Il sodalizio sondriese, presieduto da Emanuele Giambelli, grazie anche alla collaborazione dell'associazione culturale G-Smile, ha voluto riportare in città il concorso per attirare cittadini, passanti e turisti nelle vie di Sondrio per le spese di Natale. Iniziativa che va di pari passo con il progetto Luminarie, circa 200 postazioni luminose sparse in varie zone del centro che aumenteranno ancora di più l'atmosfera natalizia. Oltre alle istituzioni, sono 180 gli esercenti che hanno aderito ad entrambe le iniziative, con le quali, con una spesa minima di 5 euro negli esercizi food e 10 euro negli altri, i clienti potranno ricevere uno o più biglietti validi per l'estrazione finale prevista il 6 gennaio in Piazza Garibaldi. Sicuramente il nostro obiettivo è far circolare più persone possibili e che frequentino le nostre attività commerciali a Sondrio. Partecipare è semplice, c'è un piccolo regolamento che dice che c'è un minimo di 5 euro e vi verrà dato o consegnato un biglietto. Poi sarà la discrezione dell'esercente, perché come dicevamo in conferenza, se c'è un capospalla, un importo importante, non verrà dato soltanto un biglietto lotteria, sta a libera pensiero dell'esercente di gratificare il proprio cliente. Anche il Comune di Sondrio ha dato un sensibile contributo agli eventi presentati oggi, i primi di una serie che verranno resi noti nei prossimi giorni. Ci saranno delle novità per quanto riguarda gli eventi natalizi e sicuramente potranno attrarre tante persone, non solo piccini ma anche gli adulti. Per cui il mio augurio è che sempre più persone possano venire a visitare la nostra bella città. E per chi non ritirerà i premi, l'organizzazione ha pensato ad una soluzione solidale. A volte ci sono persone che gelosamente tengono e aspettano il giorno dell'estrazione, ci sono persone distratte che lo potrebbero perdere. Se non venisse ritirato qualcosa del montepremi, verrà devoluto all'associazione Cancro Primo Aiuto. È stato approvato l'elenco dei beneficiari del contributo del bando rivolto ai piccoli comuni lombardi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alle unioni dei comuni, per un impegno iniziale complessivo da parte di Regione Lombardia di 2 milioni di euro, incrementato oggi fino a 7 milioni. Il bando, aperto il 19 settembre 2018 su proposta dell'assessore regionale con delega ai piccoli comuni, Massimo Sertori, cofinanzia interventi di carattere urgente presentati dai piccoli comuni lombardi per la manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche. Sono 23 piccoli comuni sino a 5.000 abitanti della provincia di Sondrio ad essere stati ammessi al finanziamento dal bando, a fronte di un totale di 57 domande pervenute
per un totale di 848 milioni di euro che Regione Lombardia erogherà in provincia di Sondrio ai seguenti comuni beneficiari: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Apricca, Caiolo, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Fusine, Gordona, Mese, Piateda, Piuro, Postalesio, Spriana, Teglio, Torre Santa Maria, Tovo di Sant'Agata e Vercea. Sale a 3 la striscia di successi consecutivi della Pezzini Basket Morbegno nel campionato regionale di Serie C Silver. I gialloneri di Cristian Ronconi espugnano il campo della Bocconi Milano per 53-58 ed entrano in zona playoff. Prossimo appuntamento per i morbegnesi sabato 1 dicembre al Pala Mattei contro l'Ebro Basket Milano. Il servizio. Continua la scalata in classifica della Pezzini Basket Morbegno che sale al 7° posto provvisorio in piena zona playoff nel campionato di Serie C Silver. Terzo successo consecutivo, il 5° stagionale per i gialloneri, che in trasferta si impongono per 53-58 sul campo della Bocconi Milano, con una super prestazione corale contro una diretta avversaria per l'obiettivo salvezza. È una squadra che sa lottare, quella di Cristian Ronconi, che dopo un primo quarto sotto di 2 punti spinge sull'acceleratore mantenendo sempre la testa avanti nel corso del match. Un successo arrivato non senza soffrire, con Capitan Favaro costretto a lunghi periodi in panchina per problemi di falli, Felò e i compagni sono riusciti a lavorare molto bene in difesa e tirando con ottime percentuali da 2. Problemi invece nei tiri liberi e dalla lunga distanza, che non garantiscono ai morbegnesi di gestire con più tranquillità la gara. Il risicato più 5 a fine primo tempo viene gestito dai gialloneri per gran parte del match, ma la Bocconi prova a dare il tutto per tutto e a 36 secondi dalla fine agguanta il meno 1 grazie ad un paio di difese aggressive quasi al limite del fallo e ad una serie di contrattacchi andati a segno. Schmidt in lunetta per Milano ha l'occasione di portare avanti i suoi ma fa 0 su 2. La Pezzini lotta a rimbalzo, vola in contrattacco e subisce il fallo con Feloi. Il morbegnese non sbaglia e con un 2 su 2 rimanda a meno 3 i milanesi. La Bocconi tenta di rientrare, ma la tripla di Nicolò Scrima non trova il fondo della retina. I gialloneri padroneggiano sotto canestro con Milano costretta al fallo per fermare il gioco. Alessandro Ronconi di ghiaccio i tiri liberi. Il 2 su 2 a pochi secondi dal termine consegna la vittoria alla formazione valtellinese. Col 4 su 4 ai liberi nostro, lo 0 su 2 loro e il tripla è stata la chiave della partita. Comunque, ripeto, noi abbiamo giocato secondo me molto bene in difesa. E in attacco dobbiamo continuare a insistere a giocare fino al 24° secondo. Dobbiamo essere ben fluidi, quando lo facciamo, che muoviamo bene il pallone, arriviamo con dei tiri puliti, poi possiamo anche sbagliarli, ma i tiri puliti nostri fanno, siamo a 10 e siamo 5-4. Quindi siamo oltre il 50% di vittorie e avendo vinto 3 partite in trasferta. Quindi bene, adesso ci aspetta Ebro, sappiamo che sarà una battaglia, una delle squadre più forti del nostro campionato, ma ce la giochiamo in casa. C'è ancora lo sport in chiusura, festeggia una doppia vittoria la Sportiva Basket Sondrio nello scorso weekend di gare. La Serie C femminile griffata Avis strapazza le ragazze di Garbagnate con un netto 61-27 in una gara a senso unico dove coach Francesco Scala ha sfruttato l'occasione per effettuare numerose rotazioni durante l'incontro dando tanto spazio alla propria panchina. Una buonissima prestazione che proietta le sondriesi in 8ª piazza con 8 punti. Prossima gara sabato 1 dicembre contro Cantù, 5ª della classifica, con 2 punti in più delle valtellinesi. Il successo arriva anche per la squadra maschile sponsorizzata Schena, Generali Assicurazioni. Nell'8ª giornata di campionato i ragazzi allenati da Luigino Caponetti battono in volata il centro basket Pescate per 66-63. Sotto di 9 punti alla pausa lunga, la compagine sondriese ha avuto la forza e la pazienza di ricucire lo strappo e di sorpassare gli avversari nelle fasi finali grazie alle giocate di Pencef e Baggi, autori di 18 punti a testa. Con i 2 punti presi, la Schena Generali Sondrio rimane nella zona alta della classifica nel gruppo delle 4 formazioni con 12 punti. Venerdì sera sfida diretta per il 2° posto contro Mandello Dell'Ario.
Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Vi lascio alle edizioni successive, vi ricordo che potete rivederci sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine social Facebook e YouTube della nostra emittente. Grazie per l'attenzione, buonasera. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa, a Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19, giovedì aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.